Perché oggi con la Zacchi ci siamo detti, ma scusa, ma lo spec lo fai tu? Ma no, cioè ascolta, in questo caso noi abbiamo un'eccellenza come anche prodotto, ma anche in cucina, e quindi chi dobbiamo chiamare per forza? Chiamiamo salutando Gunther, ciao Gunther, la nostra Barbara De Nigris! Alfio, non vai a prendere Barbara, sono rimasta. Cosa è successo? Cosa è successo? Ti sei frizzato anche tu? Gunther si è frizzato lì con Skype. No, tu ero emozionato dallo specchio. Aspettavo che cioè, lo specchio sei distratto, non mi aspettava così presto. Vale, hai conosciuto Anna Moroni, perché tu invece sei nuova. Esatto, è vero. Hai visto com'è bella la nostra Barbara? Mi ha dato anche un paio di dritte su delle ricettine con gli spazi. Lei, siamo già incontrati. Perché oggi lei ci fa un piatto che io amo tantissimo. Ci vuole questo aggeggio qui che sono gli spatzl gratinati con lo speck. Allora, questo da aggeggino, che è una stupidata, si trova dappertutto, costa una stupidata, però ci permette di fare questi piccoli gnocchetti che sono poi facilissimi da fare. Allora, vai Barbara, adesso sto zitta. Allora, incominciamo dagli ingredienti. Noi abbiamo preso gli spinacini freschi per gli spazzoli, per l'impasto, 3 uova, la farina, noce moscata e sale, un goccino di olio. Poi? Per il condimento, speck. Naturalmente. Burro, panna, un pochino di panna, formaggio grattugiato, sale e pepe. Hai visto dove era Gunther? Conosci la valle? Lo conosco, sì. È lontano dal lago di Carezza? Ma dove siamo a 40 minuti. Ah beh, quindi è tutto lì. A 40 minuti? Sì, no, siamo vicini. Siete vicini. Allora, da che cosa cominci? Lago. Allora, incomincio a preparare la base per l'impasto degli spazzoli. Ok, quindi mettiamo olio, mettiamo naturalmente a cuocere i nostri spinacini. I nostri spinacini, ho scelto questi freschi perché possiamo usarli così, già da crudi, senza farli lessare. Poi ricordiamo che sembrano tantissimi questi spinaci, poi quando si asciugano diventano niente. Pochi, no? Così si dice croccante. Antonella, ti ricordi quando noi abbiamo fatto la prima volta gli spazi e i negozi di Roma non avevano più nessuno di questi, tutti di questi andavano aggeggi, a chiedere. È vero, eh? Io dico sempre, l'Anna Moroni, noi saremmo diventate ricchissime, ma una volta noi non c'erano gli influencer, non c'erano queste cose. Noi ci saremmo comprate mezza Roma soltanto commercializzando le pinze e i vari attrezzi. Invece noi siamo sempre state delle frescone e quindi non abbiamo mai fatto niente. Vabbè, ma detto questo, chi se ne frega, insomma, pazienza. Tanto qua, io dico sempre, quando hai mangiato più di un pollo al giorno, quanti polli potrai mangiare? Brava, uno deve essere contento di quello che ha, siamo già molto fortunate e basta. Tra l'altro, 5 volte alla settimana il pollo lo mangi qua, quindi poi non avanza. Amianto, posso fare gli auguri a mia nuora Mariolina che oggi compie gli anni? Ma quanti anni compie la Mariolina? Lo posso anche dire, 52. 52 anni puoi dirlo, ma puoi dirlo sempre. Auguri Mariolina, la bella famiglia di Anna Moroni con i suoi 3 figli, altrettanti naturalmente, nipoti, eccetera. È venuta qui a Milano, è venuta da me naturalmente, ma anche a trovare la sua nipotina Francesca che vive qua. Quindi vedi, alla fine... Dunque, perché noi vi raccontiamo quello che accade in famiglia, no? Allora, intanto l'Evelina la vedo bella attenta, perché finora spinaci tutto a posto. Sì, abbiamo soltanto la panna da giustificare con Evelina, però vabbè, ma la panna è per Lorenzo, poi perché è dell'Alto Adige. È una ricetta bella completa, anche esatto. Di fibre minerali. Piatto unico. Quando lei non sa cosa ci salviamo giusto il piatto unico. Allora, dove la mettiamo? Qui la frulliamo. Allora, andiamo a metterlo qua, così lo possiamo frullare. Esatto. Solo quando, così lo frulliamo? Sì, quando solo si così dice di uno che non ti piace, no? Dici che è un tipo, è un Evelina tipo. Dice è un piatto unico. Esatto, ho detto completo. È vero. Così è diverso. Ok. Vado così? Sì, sì, perfetto. Questa la spostiamo un attimo, li bolle, ok. Ma si fanno sempre con gli spinaci? No, noi abbiamo fatto la versione con gli spinaci, ma sono molto versatili. In realtà nascono bianchi. Esatto. Uova e farina. Uova e farina in genere, lo spinaci è un'aggiunta anche per colorare un po' il piatto, perché sapete che noi siamo in televisione, tutto bianco. Poi adesso con questi piace. Spinacini poi freschi. Ci sono gli spinacini, vedi. Quindi tu hai messo le uova. Io ho messo le uova. Quante vado a ce ne vanno di uova? 3 uova. 3 uova. Poi questi spinaci frullati, avete visto, solo con un po' d'olio. Questo lo metto via, ti serve ancora, no? No. Aspetta. Faccio così. Okay, perfetto. Poi Antonella, possiamo dire anche dei pregi dello speck da un punto di vista nutrizionale. Certo. Perché, oltre a essere ricco di proteine, contiene ferro, zinco, rame
e queste spezie che danno gusto e concentrano il sapore del prodotto riducono rispetto ad altri salumi anche la concentrazione di sodio, quindi è saporito ma molto speziato. Molto speziato. Ecco qua, guardate la pastella, la facciamo vedere, vedete, abbiamo aggiunto la farina QB. Vorrei far vedere perché è importante, guardate la consistenza. Guardate, vedete, deve essere così, un po' morbida ma non liquida, deve essere colloso, ok? Perché sennò quando lo metteremo dentro nel cosino degli spazzola scende troppo molle, non va bene. Okay. Poi tagliamo lo speck. Lì, intanto lo facciamo anche riposare un attimo. Ah, pensavo lo cuocessi già lì nella pentola del... Allora, l'ho messo qui, sì, in realtà adesso qui... Okay. Ma potevi metterlo anche nella pentola, sì, dove è cotto? Sì, però deve un po' croccare con il burro. Poi andiamo a versarlo là dentro. Infatti l'abbiamo tenuta per quello. Così c'è dentro il sapore degli spinaci, non andiamo a perdere niente. Bravo, allora speck e burro. Che vabbè, speck un connubio. Speck e burro. Che è un'accoppiata. Un'accoppiata, mettiamone ancora un po' di speck. Adesso con sta storia che non posso assaggiare niente, mi manca tutto. Adesso devo dire, Velina, questo sì, no, questo no, questo no. Ma ti dirà se, vedi, ti fa fare la settimana detox pura. Devo dire la verità, avevo già deciso di perdere qualche chilo, perché sai, in vista del, non dico della prova costume, che a me non me ne frega niente, lo dico sempre, però un po' perché veramente è capitato e quindi adesso devo farlo per forza. Non è che è un complotto della Flacchi. No, non è un complotto. Guardate, guardate com'è bella densa, vedete? Lasciamo un attimo, adesso stanno già scendendo, così intanto... Si va anche un po' a croccare. Vedete, scendono da soli, però facciamo vedere, se no noi facciamo questo gesto, avanti e indietro, guardate così, vedi? E guardate sotto come scendono. Sono dei, vedete così, dei piccoli gnocchettini. La grandezza gliela diamo noi, se li lasciamo stare scendono grandi. Se invece li muoviamo diventano un po' più piccolini. Te come piacciono di più? Ma adesso che li facciamo gratinati li possiamo anche lasciare stare. Allora riprendiamo la nostra padella. Vado, Sì, dai, tutti. Fanne altri due. Tanto qui, tu qua sai che le bocche da sfamare ci sono, eh. Andiamo comunque con lo speck nella padella. Prima degli spinaci ci andiamo a mettere la panna. Un po' di pepe. Oh. Questo sale è proprio un classicone, Sì, cioè, questo è il classicone anche un po' anni 90. Anni 90, dici? Beh, molto. E sì, Guarda, panna, sei stata bravissima, speck, è stata bravissima, vero? E vedete, Lorenzo, poi... lo sai quanta gente ancora non li conosce, non Gli spazzer, guardate, invece sono una stupidata, avete visto? Abbiamo messo uova, farina, spinaci che lo rendono un po' morbido, un impasto colloso, in 5 minuti sono fatti e avete dei gnocchetti meravigliosi. Andiamo poi, a mettere se un po' di formaggio. Vedete, poi a me piacciono con gli spinaci perché diventano un po' colorati. Poi, gli abbiamo dato anche noi un gusto in più perché siamo andati a gratinarli, quindi adesso noi finiamo di spadellarli. Esatto, già potrebbe essere finita così la ricetta, ok? Quindi come sempre, ormai vabbè, ve lo dico ogni volta, ma la ricetta nella ricetta. Ci sono tanti spunti che voi potete prendere anche a metà. Magari uno non gli piace quello, non fa quell'altro. Noi adesso finito, sarebbero già pronti così con una bella sparmigiata di formaggio grattugiato e finito lì. Invece ci mettiamo il formaggio grattugiato e li mettiamo a gratinare in forno. In forno a 200 gradi col grill per 3-4 minuti. Perfetto. Guardate come vengono. E questo è il mio pranzo di oggi. Questo è il tuo pranzo di oggi, perfetto. Per ora ci siamo. Oh. Dal punto di vista... Questo anch'io vengo con te. Quindi noi abbiamo semplicemente aggiunto burro, speck e un po' di panna per condirli, ma abbiamo fatto, guardate, questo è la gratinatura del nostro, degli spezz gratinati, degli spazzole gratinati. Andiamo a metterli un po' nel piatto? Certo, dai. Adesso noi li abbiamo lasciati in forno, quindi... Ci sono anche sembra, guarda, ti prendi questa che è più grande. Perfetto. Così. Guardate che belli. Questi, ad esempio, se magari uno agente, no, o li fa al momento, prima. Oppure li fai prima e poi li scaldi, diventa... Lo speck non ce lo facciamo mancare. Lo speck non ce lo facciamo mancare mai, perché... E devo dire che Barbara De Nigris ha fatto un grande piatto di spazzole gratinati allo speck. Sei d'accordo, Anna? Brava e bella la nostra Barbara. È bellissima. È la nostra Heidi della montagna. È solare, lei è solare. Esatto, sai che a me le persone solari, qui stanno tutti solari, perché gente triste no. Gente allegra, il ciel l'aiuta.